Bene, siamo con il consigliere Carmelo Portelli. E praticamente dopo nemmeno mezz'ora dalla convocazione dell'apertura della seduta avete deciso di lasciare i lavori. Perché? Sì, perché subito dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio, il consigliere Brullo dichiara di non aver ricevuto la convocazione di questo Consiglio Comunale. Quindi l'ha preso soltanto perché ha visto esposta la bandiera e quindi ha capito che c'era la convocazione del Consiglio Comunale. Pertanto dichiarava di non essere riuscito a prendere visione degli atti. Chiediamo noi alla maggioranza di spostare il Consiglio Comunale di almeno 5 giorni, il tempo materiale per fare avvenire le convocazioni e quindi la presa visione degli atti. Considerato che è da 4 mesi che non si fa un Consiglio Comunale, francamente spostarlo di 5 giorni non ci sembrava affatto la fine del mondo. La maggioranza si rifiuta di questo, anzi il Presidente afferma che la disponibilità dei consiglieri di maggioranza era solo per oggi, quindi cioè, ci rendiamo conto quindi che oltre a chiedergli la disponibilità, cioè a noi neanche la convocazione, a loro anche la disponibilità, ma non è questo il problema, perché noi rinviando il Consiglio Comunale avremmo avuto il piacere di partecipare alla seduta, ai lavori. Loro non ce l'hanno concesso, hanno preferito continuare senza l'apporto della minoranza. Mi sembra un fatto molto grave, politicamente parlando, però prendiamo atto, noi ci siamo allontanati dall'aula, quindi Ma come la vedi questa questione delle mancate convocazioni o comunque queste convocazioni arrivate praticamente all'ultimo minuto? ma vede, i disguidi possono essere tanti, non vogliamo sindacare sul fatto, cioè, di quello che è accaduto. Pertanto prendiamo, perché lo afferma il consigliere, che questo è accaduto e quindi ci comportiamo di conseguenza. Cioè, non spetta a noi capire il perché questo è accaduto. Però siccome c'era questa esigenza, chiedevamo semplicemente di spostare il Consiglio Comunale, che quindi non era poi una cosa così grave, una cosa così impossibile da attuare. Ma come mai questo Consiglio Comunale si riunisce in maniera, diciamo così, dilatata nel tempo? Secondo me proprio questo è il punto, cioè meno importanza danno al Consiglio, forse meglio è per loro, o forse hanno paura di confrontarsi con l'opposizione, perché il fatto di convocare il Consiglio Comunale dopo 4 mesi, mi sembra che questa sia una cosa veramente grave, non quella di spostarlo di 5 giorni alla fine. Appunto, la questione mi sembra tutta politica, ecco, non è. Cioè, fanno a meno dell'opposizione per 4 mesi, per 5 mesi, e poi proprio quando vanno a convocare la seduta del Consiglio Comunale per spostarla di 5 giorni, cioè, rifiutano di spostarla e preferiscono andare avanti senza l'opposizione. Ma quello che è incredibile è che dopo 4 mesi magari si pensa a fare la convocazione almeno 15 giorni prima, ci sarebbe stato tutto il tempo per poterli fare in maniera tranquilla e che le convocazioni arrivassero per tempo. Invece. E invece purtroppo è successo, non sono cose che mi competono, quindi non mi posso esprimere su cose che non mi competono. Io in aula, io l'ho ricevuta la convocazione, attenzione, però in aula apprendo che alcuni miei colleghi dell'opposizione, addirittura poi ho saputo che anche Pernice che è assente perché non l'ha ricevuta. Quindi io dal momento che apprendo questo, mi sembra ovvio che il minimo che si possa fare è quello di spostare il Consiglio Comunale per dare ai colleghi di minoranza la possibilità di prendere visione degli atti. Cioè era questo il punto centrale del nostro intervento, senza fare nessun processo, nessun processo all'intenzione, era questo, un dato di fatto. Mancata possibilità di prendere visione degli atti, quindi spostare il Consiglio Comunale di 5 giorni, nient'altro. Bene, grazie tante al consigliere Carmelo Portelli.